Cari amici, buonasera, rieccomi qua, sono stata via un paio di settimane, non sono riuscita a venire in diretta, però questa sera finalmente ci sono. Ci sono con gioia perché per me è un piacere essere qui con voi e ci sono anche perché mio marito in questo momento fisicamente è a pregare, proprio ai piedi dell'agosta. Qui siamo nello spazio dedicato alla luce dell'agosta, quindi è tutto sempre in tema, diciamo così. Adesso io, come facevo già l'anno scorso, mi divago, diciamo, leggermente un attimo, il tempo di condividere con tutti gli amici che ci seguono la diretta, in maniera che possono tutti accedere e, se hanno piacere e voglia, di guardarla e ascoltare. Anche perché questa sera tratterò un argomento caro a tutti noi adulti, a tutti noi genitori, ed è proprio il tema dei nostri figli, ma in particolare la purezza dei nostri figli, perché vado a trattare proprio un argomento ostico. A Riolo Terme ho trattato l'argomento dell'eutanasia e già lì, signori, c'era veramente tanto da dire. Ma questa sera parlerò della pedofilia e quindi, insomma, secondo me dobbiamo veramente approfondire e tenere chiaro tutto quello che può accadere in un tempo breve, in un tempo prossimo molto molto breve, sulla pelle dei nostri figli, come se già non avevano questi poveri giovani abbastanza guai, no? Mancanza di lavoro, famiglie disastrate, disgregate, ideologia di genere. Ecco, no, adesso sta entrando piano piano, ma nemmeno poi troppo piano, anzi molto velocemente, come vedremo da quello che vi dirò questa sera, sta entrando anche questa nuova ideologia, che poi è tutto collegato, no? Ideologia di genere e pedofilia, è tutto un collegamento. Ora, cari amici, iniziamo, vedo già che state entrando in diretta, inizio anche un attimino a salutare, metto gli occhiali perché non vedo, il carissimo Giuseppe Focone, che mi ha detto che verrà il 29 ottobre ad ascoltare il convegno di Maria Di Nolfi, che presenterà il libro O capiamo o moriamo, poi questo ve lo dirò a fine serata. Saluto Elena Serra, ciao cara. E insomma tutti gli altri amici che stanno entrando, Andrea Testa Falcone, perfetto. Come sempre, visto che oltretutto questo spazio è dedicato a lei, alla luce dell'agosta, iniziamo con il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Vieni Santo Spirito, vieni per Maria, e se volete, se potete, cliccate un like, condividete e attivate le notifiche, in maniera che poi verrete avvisati d'ora in avanti, per chi non l'ha già fatto, di questo momento, che è solo più una volta alla settimana, il mercoledì dalle 18 alle 19, e appunto tratteremo ogni volta temi che in particolare a me stanno proprio a cuore. Questa sera vi leggerò l'ultimo punto del programma del Popolo della Famiglia, il programma nazionale del Popolo della Famiglia basato sul compendio sociale della Chiesa Cattolica, che dice Z come tolleranza zero verso chiunque attenti alla sicurezza. Ma questa sera parliamo della sicurezza proprio dei nostri figli, non una sicurezza fisica, sì, poi si ripercuote anche su una sicurezza fisica, ma una sicurezza proprio mentale, di pulizia interiore, di purezza, che è quella proprio della pedofilia. Ma questo punto del nostro programma che cosa dice? Lo Stato e le istituzioni locali dovrebbero perseguire in tutte le sedi possibili e reprimere con tutti i mezzi a disposizione l'obiettivo della tolleranza zero verso chiunque attenti alla sicurezza fisica delle persone, dei rapporti sociali, del credito, eccetera. Insomma, questa tolleranza zero proprio deve essere rivolta nei confronti di chiunque attenti al benessere sociale. Questo benessere sociale comunque va a comprendere tutta la sfera umana, perché comunque se non c'è un'economia tutelata, la famiglia o la persona stessa non può sopravvivere. Se non c'è comunque una sicurezza fisica, anche poi vi racconterò cosa sta succedendo a Torino grazie alla giunta Appendino, che fa pure rima, ma è una tragica rima, perché da veramente, da quando c'è questa giunta Appendino, qua c'è il finimondo, finimondo. Stanno addirittura
attaccando le persone con delle sparano degli aghi, non si sa se infetti o meno, dalle macchine ad alta velocità. E l'Appendino, la nostra, il nostro sindaco, non la nostra sindaca come lei vorrebbe, il nostro sindaco, su cosa è concentrata? Sul gender da far entrare nelle nostre scuole. Adesso vi anticipo un articolo che vi tratterò molto bene dopo, vediamo se si vede, cioè non me lo sto inventando, signori, è sui giornali. Il nostro sindaco Appendino introduce le lezioni di gender nelle scuole, facendo un corso rivolto a tutti i docenti, i genitori, questo in una scuola storica di Torino, ma i relatori chi sono? Non sono docenti di altissimo livello e comunque sopra le parti, che magari trattino il tema in un modo super parti, no, sarebbe troppo bello, troppo intelligente soprattutto, e troppo proficuo per il bene sociale, per il bene dei nostri figli. No, questi corsi la giunta Appendino, da chi li fa seguire? Dall'Arcigay di Torino. Ottimo, ottima scelta, ma a noi va bene, perché comunque finalmente queste persone escono sempre più allo scoperto e il popolo italiano saprà ben valutare, ben capire da chi star lontani alle prossime elezioni. Quindi quella grande euforia del popolo italiano, che giustamente aveva creduto in questi nuovi politici col baffa, no? Quel baffa che fra un po' gli arriverà dal popolo torinese, perché non ne possiamo più di averli al comando, che poi comando non è, perché non riescono a comandare nulla se non far guai, ma comunque anche di questo vi parlerò. Sono molto 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 nervosa, perché vanno veramente ad intaccare i nostri figli, perché introdurre il gender nelle nostre scuole, che poi si trasformerà in pedofilia, come finirò di leggervi adesso il programma di cui noi proprio il Popolo della Famiglia difendiamo già da un anno e mezzo, ma tutto è sottaciuto perché il pensiero unico nazionale non fa uscire queste informazioni di quello che si sta facendo, di quello che si vuole fare. Ecco, siamo qui a raccontarvelo via Facebook, ed è per quello, cari amici, se volete, se potete condividere, perché la dittatura di Stato fa sì che la nostra voce per il momento almeno può essere ascoltata tramite quest'unico canale, perché sulla stampa, sui giornali non escono gli articoli per chi vuole difendere il futuro dei nostri figli da queste violenze. No, no, escono questi mantra, questi articoli sempre ovviamente veicolati al positivo, affinché le persone vengano adescate e penso anche ipnotizzate, perché manca poi una sorta di discernimento nel capire che tutto questo è male. Ma comunque vengono proposte queste cose attraverso la dittatura dell'ideologia di a senso del pensiero unico, con articoli ottimistici. Ecco, noi siamo qui a dirvi: non c'è niente di buono in tutto questo, ma andiamo avanti in quello che è il nostro programma. Particolare severità verso chi corrompe o tenta di corrompere all'interno del mondo della scuola, come sta avvenendo all'interno del mondo della scuola, dei media, come sta avvenendo, perché vi ho appena detto cosa sta accadendo nella nostra scuola. Cosa sta avvenendo nei media? Perché non passano le informazioni, e noi abbiamo passato un anno e mezzo, almeno io parlo come Popolo della Famiglia a Torino, un anno e mezzo a inviare quotidianamente articoli, ogni giorno articoli dove esponevamo la nostra visione delle questioni a 50 testate giornalistiche del territorio. Ecco, signori, non abbiamo avuto mai l'onore di vederne pubblicato nemmeno uno. Quindi io ho anche smesso di farne articoli, attendo tempi migliori in cui riusciremo, ma nel frattempo do voce proprio voce nel vero senso della parola, quindi parlandovi e non più scrivendo, su quanto avviene. Quindi andiamo avanti. Questo appunto sul compendio della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, nel punto 157. Si vuole tutelare e difendere questo. Non si tratta solo di disincentivare o punire il crimine, ma anche di collaborare positivamente all'opera di educazione e formazione delle giovani generazioni, quell'opera di formazione ed educazione che attualmente
per quello che è la nostra politica, per quello che è il nostro Stato, per quello che è la nostra cultura odierna, più che opera di, vado a riprendere tratto il punto, opera di educazione e formazione, è opera purtroppo di diseducazione e di distruzione, perché non vengono trasmessi, non vengono passati i valori, quelli sani, quelli che aiutano a crescere, quelli che aiutano a formare, quelli che aiutano a far uscire da sé quella creatura nuova, quella creatura cresciuta e formata che sarà l'adulto del futuro, e non permette a quella giovane vita di interiorizzare quei valori che aiuterebbero la persona stessa a diventare un qualcosa di buono, un qualcosa di bello. No, perché vanno con le loro deviazioni e perversioni attuali a distruggere tutto il bello che ci sarebbe in quella persona, tutto il bello che il pensiero di Dio aveva proprio pensato per quella persona, per quell'essere, quando va già bene che quella persona e quell'essere riesce a venire alla luce, riesce a vedere questo mondo che Dio ci ha creato, perché già lì siamo fortunati. Ecco, se per caso qualche giovane riesce a nascere perché l'aborto non è riuscito a colpire quella vita, ecco che ci pensa lo Stato con leggi inique e con scuole veramente che non sono più tali, non si possono più chiamare tali, perché non stanno più insegnando nulla, stanno soltanto distruggendo, destrutturando la persona per condurre quella, per plasmare quel piccolo essere in quell'adulto che loro hanno pensato, ma che non ha pensato Dio, perché è proprio l'opposto di quello che Dio vorrebbe da noi. Perché nel momento in cui insegnano ai nostri figli con l'ideologia di genere che possono scegliere quello che vogliono essere, maschio o femmina, lontano da quello che è proprio la natura, quindi antropologicamente parlando, lontano da ciò che è la vera identità della persona, perché non è un optional avere l'organo genitale che definisce esattamente, non solo nella fisicità, ma anche nella psicologia, cioè ogni cellula del nostro organismo è proprio iscritto nel nostro DNA l'essere maschio o essere femmina. Non è solo una questione di scelta razionale, è proprio una questione genetica, una questione di sangue, una questione cellulare. Quindi, come racconta molto bene la dottoressa Silvana De Mari, no, non è tagliando l'organo maschile e creando quella finta sacca che dovrebbe definire l'organo femminile, che si diventa e ci si trasforma in maschio o femmina. No, non è quello, quella è l'ultima parte del discorso, ma l'essere maschio o l'essere femmina insita nella persona, anche se si vuole convincere quella persona che non lo si è. Ora andiamo avanti e leggiamo. L'obiettivo dovrebbe quindi tradursi concretamente nell'elaborazione di programmi di prevenzione ben studiati che diano vita ad un sistema legale severo, ripeto, severo, perché oggi si ha anche paura di dare delle regole chiare, perché in quella chiarezza, poveri giovani, avrebbero la strada da percorrere, quella chiarezza li rassicurerebbe, quella chiarezza li farebbe crescere, quella chiarezza li farebbe confrontare con lo sforzo che dovrebbero fare per crescere, per migliorarsi, per superare quello che magari potrebbe essere un istinto, ma l'istinto non sempre ci porta alla scelta giusta. Ecco, il formarsi di una persona è un connubio tra istinto, tra raziocinio, tra desiderio, tra calcolo, nel senso, io istintivamente desidero mangiare una torta di mele, però il mio raziocinio mi fa pensare che se la mangio intera divento obesa. Allora il calcolo del pensiero che mi fa immaginare che se ne mangio di meno rimango una bella donna magra, oltretutto non malata perché i miei zuccheri non aumentano nel sangue, ecco, tutta questa unità di scelte
in base a tanti motivi, concretizzano la scelta finale per il bene della mia persona. Quindi non basta desiderare una cosa, non basta pensare di, bisogna, come giustamente viene detto nella Bibbia, no? Prima di costruire una casa, pensa se hai tutto il necessario per, ecco, prima di fare una scelta, pensa se quella scelta è benefica o malvagia per la nostra vita, ma non solo per la nostra vita, perché comunque le nostre scelte private non rimangono tali. Ogni nostra scelta va poi a riversarsi su chi ci circonda, ma addirittura sulla natura stessa, perché il bene porta bene a livello relazionale, ma anche a livello naturale, e il male porta male a livello relazionale, ma anche a livello naturale. Adesso mi sto un po' dilungando nella presentazione, perché sto aspettando di vedervi tutti. Adesso, scusate, è la foga di parlarvi, ho alzato un po' la voce, quindi mi si è un po' infiammata la gola, ma insomma, adesso spero di riuscire a non tossire più. Voglio comunque salutarvi, perché per me siete tutti amici. Ero rimasta ad Andrea Testa Falcone, vado avanti, vedo anche Paola Di Bari, che mi saluta e ricambio, Giovanni Barbaro, ricambio, fuori il gender, Andrea Testa Falcone, esattamente così, Stefano Spera Appendino, la Fedeli lo farà a ottobre, ottimo, perché qui le hanno scelte le classi politiche, proprio col lanternino, se uno è normale tendono a tenerlo fuori. Quindi perché è nato questo nuovo movimento, proprio il popolo della famiglia? Perché, come ho sempre detto e ripeterò, no? È nato dal basso, da persone che hanno deciso che non vogliono più essere il ruggito del topo, soltanto manifestando così per le strade, per le piazze. Ci hanno ben insegnato come del Family Day non hanno minimamente tenuto conto, quindi questo ruggito del topo adesso si vuole proprio trasformare nel ruggito del leone, no? E quindi quelle persone veramente così assoggettate al potere forte, che pur di tenersi quelle poltrone, che come ho detto una volta, no, invece di rimanere tali si trasformano in sedie elettriche, perché distruggono se stessi, distruggono la nazione, distruggono il futuro dei nostri figli, ecco. Allora veramente il popolo della famiglia si vuole contrapporre partendo dal basso, ma non con il baffa come hanno fatto loro signori del Movimento 5 Stelle, ma con i valori, quei valori veramente unici e ripetibili e che sono proprio iscritti nella persona umana, quei valori che non possono essere smentiti da niente e da nessuno, perché quei valori ce li abbiamo ognuno di noi, anche se siamo la maggioranza in questo momento, è confuso, no? Da questi messaggi continui o forse anche dal semplice sentirsi impotenti nei confronti di questo mondo che si è totalmente capovolto, di questo mondo che sembra totalmente appropriato di una forza che non si può alla quale non si può contrapporre. Ecco, il popolo della famiglia, chiamateci come dire sprovveduti, chiamateci infantili, chiamateci come volete, ma siamo persone, padri, madri di famiglia, niente di che. Non siamo particolarmente, come dire, inseriti nell'ambito politico o con studi alle spalle tali da, ma con gli studi che hanno avuto loro finora e con il tempo che hanno avuto per dimostrarci le loro capacità, sono riusciti a distruggere così bene la nazione che, signori miei, noi nati dal basso, cresciuti nelle nostre famiglie, che abbiamo vissuto sulla nostra pelle i disagi e il male di quello che hanno così sapientemente fatto i nostri politici fino ad oggi, sicuramente non faremo peggio di loro, ma faremo sicuramente meglio di loro, perché a differenza loro abbiamo patito, stiamo patendo e stiamo subendo un qualcosa che non vogliamo, ma non vogliamo tanto per noi, non vogliamo soprattutto per i nostri figli, perché noi non ci arrendiamo a consegnare nelle mani di questi scriteriati, perché così non c'è altro termine per definirli, non ci rassegniamo a consegnare nelle mani di questi scriteriati quello che è il nostro
il nostro pensiero, la nostra, comunque il nostro amare la nazione, le nostre radici, perché noi abbiamo vissuto negli anni in cui loro si arrovellavano il cervello per come beneficare meglio dei loro benefici e mantenerseli, quindi magari non hanno vissuto la quotidianità. Ecco, noi l'abbiamo vissuta, l'abbiamo anche assaporata e goduta, e quindi ce la vogliamo mantenere, ma ce la vogliamo mantenere a un livello di accettabilità, a un livello non dico benessere assoluto, ma di un benessere minimo, che giorno dopo giorno questi politici diffamanti stanno picconando con costanza, con volontà assoluta, perché c'è un piano ben preciso di distruzione alle spalle. Ecco, allora, se il popolo italiano si unisce in questa reazione, si unisce in questa forza, perché dobbiamo essere la maggioranza, perché se non saremo la maggioranza, loro riusciranno nel loro intento. E quindi se il popolo italiano prende questa consapevolezza, che unendosi riusciremo a mandarli, fatemi passare il termine, a calci nel di dietro, quel di dietro che loro vogliono usare per altri scopi. Noi glielo facciamo, come dire, quel dolore glielo facciamo gustare, ma per altri motivi, con i nostri calci che li mandiamo fuori dalla porta. Scusate, ho Maria alle spalle, ma non sto parlando in maniera volgare. Lei ci chiede di essere le sue mani tese nella difesa dei valori che ci riportano su figlio Gesù. Ecco, siamo nel tempo, nello spazio, alla luce della gospa. Ecco, la luce della gospa, dobbiamo veramente mettere in evidenza il male che ci viene propinato come bene, e dobbiamo comunque prendere coscienza e consapevolezza che possiamo fare la differenza, mettendo certo la preghiera al primo posto, ma l'azione al secondo. E l'azione consiste anche proprio nel mettere alla porta, fuori dai luoghi di comando, quel comando che mal utilizzano queste persone che non hanno a cuore il bene della nazione, non hanno a cuore il bene dei nostri figli, che poi sarebbe scontato che ciò dovrebbe avvenire per anche il loro bene, perché nel momento in cui distruggono l'Italia, voglio capire dove vanno questi signori. Si saranno, vabbè, fatti un buon gruzzolo messo da parte, però se si accontentano di così poco, se svendono una nazione intera per così poco, poverini, hanno proprio poco costrutto. Ora vi voglio leggere quello che è successo già in Francia nel 2014, perché proprio sulla base di quello dobbiamo fare l'esperienza, cari amici, e imparare, perché oltretutto la storia di che cosa è fatta? Di memoria. Quindi e dalla storia bisogna imparare, quindi la storia ci ha insegnato che tutto quello che è ideologia, tutto quello che è comunque un qualcosa che non è il bene dell'uomo, per quanto forte possa apparire il comunismo, il fascismo, il comando di Hitler, ecco, tutto cade miseramente. Cosa rimane? Rimane solo il bene e il bello. Allora, da questa storia che abbiamo imparato, che il male non può rimanere a lungo, quindi questo male attuale, siamone certi, signori, imploderà, come già imploso tutto il resto, ma imploderà per mano di chi? Per mano di chi prende coscienza e consapevolezza. E come si fa a prendere coscienza e consapevolezza? Parlando, ricordando la memoria di quello che è stato, di quello che non ci vogliamo assolutamente far portare via a costo della vita. Quella vita che comunque sappiamo che carnale è di passaggio per tutti, nel bene o nel male, siamo tutti di passaggio, ma quella vita eterna che ci chiede comunque conto delle nostre scelte attuali, quel conto per cui noi dobbiamo decidere di difendere l'ignominia di questi giorni. Allora, cosa ho letto su Tempi? Io l'ho letto oggi in realtà, adesso non so bene di quanti giorni fa, ma da poco. È scritto in questo articolo che ho detto va giusto bene per quello che vorrò dire questa sera, appunto nella diretta di questa sera, che il 15 aprile del 2014 c'è stata la seconda giornata del ritiro dalla scuola contro l'ideologia gender. Quindi il popolo italiano che cosa deve capire oggi? Che può scegliere
di non mandare i propri figli in queste scuole dove un appendino del caso ha deciso, insieme alla sua giunta basata sull'Arcighè di Torino, di mandare docenti così formati che provengono dall'Arcighè di Torino a formare i nostri docenti tutti in tutto il Piemonte per introdurre l'ideologia gender nelle nostre scuole. Ecco, allora noi come in Francia dobbiamo dire no e dobbiamo proprio ritirare i nostri figli dalle nostre scuole e mandarli nelle scuole parentali, perché organizzarci in scuole parentali. E noi abbiamo un esponente attivista, un carissimo amico del popolo della famiglia, perché noi, a differenza di tutti gli altri movimenti, non parliamo solo di ipotesi di, no, noi parliamo del problema e cerchiamo di dare la soluzione al problema. La soluzione al problema di queste scuole di Stato istituzionalizzate ad un pensiero che non è il nostro pensiero, perché noi, siccome noi facciamo i figli, li facciamo proprio come Dio ci ha insegnato, uomo, donna, li creò, uomo, donna, creano, con l'aiuto di Dio e con l'amore di Maria. E quindi da questo amore, uomo, donna, matrimonio, non unione civile di due persone dello stesso sesso, ma matrimonio di due persone, maschio, femmina, col sacramento del matrimonio, ancor meglio, perché lì veramente rimarrà l'unità, rimarrà il bello del matrimonio, ecco, nasce questa vita che amiamo, e quindi non diamo in pasto a queste persone bieche, senza il minimo senso del pudore, ecco, il minimo senso del pensiero che stanno danneggiando qualcun altro, ecco. Allora, come ci ha insegnato la Francia, e poi vi dirò come e con i numeri, hanno tolto i loro figli dalle scuole e li hanno mandati in scuole parentali. Ecco, noi abbiamo l'attivista amico Nicola Pasqualato e sua moglie Maria Chiara Nordio hanno ideato un progetto pilota proprio per l'Italia, e sono anche disponibili ad andare in tutte le regioni sulla falsariga di questo progetto di scuola parentale a presentare appunto la scuola parentale per i bambini che non hanno problemi e la scuola homeschooling per i bambini invece con autismo. Io vi consiglio di andare appunto sulla pagina Facebook di Nicole di Veneto Autismo e lì troverete tutte le indicazioni, perché poi quando saremo in Parlamento invece questa tutela all'interno delle scuole le faremo direttamente, avremo scuole pubbliche in cui questo schifo di ideologia non entrerà assolutamente, formeremo docenti che saranno liberi di insegnare come cuore gli comanda, perché io conosco molti docenti e sono veramente ad un bivio di scegliere fra lo stipendio, quei pochi stipendi che ancora ci sono, e l'assoggettarsi a questa ideologia. Invece noi renderemo le scuole libere essere riempite di docenti seri, docenti che fanno il loro lavoro di formazione strutturale per il futuro dei nostri figli, ma finché quello non avverrà, ma avverrà molto presto, ecco, vi consiglio, non mandate i vostri figli nelle scuole pubbliche perché li rovinano, e cercate le scuole parentali. Nicola Pasqualato e sua moglie Maria Chiara Nordio vi potranno indicare molto bene come fare. Ora, cosa è successo in Francia? Ve lo voglio proprio leggere. Praticamente nel 2014, in due tempi, in un primo momento, nel febbraio del 2014, è stata organizzata la prima giornata di ritiro dalla scuola contro l'ideologia di genere, e lì sono stati ritirati 17.924 ragazzi. Ma a distanza di un mese il numero si è raddoppiato, perché il 31 marzo c'è stata la seconda giornata proprio di ritiro dalla scuola contro l'ideologia di genere e sono stati tolti ben 31.548 ragazzi. Ecco, facciamolo anche in Italia. Non diamogli questa opportunità di rovinare i nostri figli. Oltretutto, per mandare nelle scuole pubbliche i nostri figli li dobbiamo vaccinare con quelle bombe atomiche di vaccini, che sono veramente un qualcosa di assolutamente assurdo. Io sono veramente felice di avere una figlia adulta, perché se fossi in questo momento storico con dei bambini
piccoli, a costo di andare in galera, o non manderei i miei figli a scuola, o comunque, appunto, cercherei o farei una scuola parentale in casa e non permetterei che lo Stato metta le mani sopra mia figlia. E siccome io non sono una persona egoista, e come me, tantissime altre persone, noi pensiamo al bene dei nostri figli, intesi figli italiani, non ai nostri figli, intesi il nostro piccolo orticello della nostra famiglia intima e privata. No, noi pensiamo al bene dei figli perché i figli italiani sono i nostri figli, perché i nostri figli privati cresceranno insieme ai figli italiani. Quindi ogni figlio è un nostro figlio e noi dobbiamo creare il benessere ai nostri figli, intesi i figli italiani, dell'Italia intera. E cosa è successo appunto in Francia nel 2014 affinché tutti questi giovani sono stati tolti dalle scuole? Un insegnante e attivista politico francese di nome Fariba Bechol, io con le pronunce, mia figlia parla cinque lingue, io l'italiano è basso, quindi quando sbaglio le pronunce permettetemi l'errore, ma so benissimo di cosa parlo, anche se non pronuncio molto bene perché ho anche un po' di problematiche di pronuncia in italiano proprio, comunque, quindi scusatemi. Quindi questa insegnante e attivista politico francese e romanziere regista, adesso mi viene da pensare, no? È un connubio fra Gianfranco Amato, politico, e Silvana De Mari, romanziere. Quindi vediamo che queste qualità comunque portano a un qualcosa di buono, no? Quindi ce l'abbiamo anche in Italia. Adesso addirittura abbiamo l'avvocato Gianfranco Amato che in Cile che sta parlando, viene accolto per tutto quello che è il nostro discorso. Ecco. Noi abbiamo la fortuna e l'opportunità di averle in Italia queste persone, ecco, aiutiamoli ad aiutarci a uscire da questa impasse in cui ci stiamo trovando. E che cosa capita? Questa signora Farida Belgol era anche figlia maggiore di una famiglia francese di origine algerina che viveva a Parigi. Ecco, qui abbiamo, anche la figura del movimento antirazzista. Ecco, a questa figura possiamo parallelamente pensare al nostro Magdi Christian Allan, che qui in Italia sta facendo tanto. Ecco, quindi abbiamo in Italia le persone e i movimenti, il movimento giusto per riuscire ad alzare la testa e reagire. Ecco, non dobbiamo addormentarci a questa litania, a questa nenia, a questa ipnosi collettiva a cui ci vogliono portare utilizzando la TV di Stato. Ecco, piuttosto spegniamola la TV, o comunque cerchiamo solo programmi, se ce ne sono ancora, rilassanti, ma che non vadano a sporcare il nostro pensiero. Manteniamoci integri. Quindi in Francia hanno sperimentato. E quindi dobbiamo renderci conto che la stessa cosa sta avvenendo in Italia. Hanno sperimentato che le rappresaglie dei politici francesi che già volevano con violenza inserire l'ideologia di genere nelle scuole, queste famiglie francesi hanno sperimentato appunto che le rappresaglie dei politici avevano sempre meno influenza. Ecco, dobbiamo far sì che anche noi famiglie italiane siamo sempre meno influenzate da queste informazioni, perché dobbiamo pensare che abbiamo anche noi un cervello, non ce l'hanno solo loro, e che anche noi dobbiamo farlo funzionare, anzi, ancora di più, perché dobbiamo riuscire a togliergli di mano quel potere gratuito che hanno e prendercelo noi, perché la differenza fra noi e loro non è il pensiero. Cioè, sì, è il pensiero nel senso che noi abbiamo un pensiero che va a tutelare i nostri figli, ma la differenza fra noi e loro è che loro hanno il coltello dalla parte del manico, hanno quella forza per il momento di ancora poter o cercare di tenerci sottomessi. Ecco, noi dobbiamo alzare la testa e reagire. E quindi hanno sperimentato in Francia che più il tempo passava e più i genitori disprezzavano le pressioni illegali e inutili dell'educazione nazionale. Stesso disprezzo e stessa consapevolezza dell'inutilità che dobbiamo avere noi, popolo italiano, per i nostri figli. E quindi più i genitori hanno un'identità forte,
più sono attaccati alle loro tradizioni e più danno prova dell'eroismo. Ecco, quindi noi genitori, noi popolo italiano, dobbiamo veramente ritornare a quell'identità forte che sì, è anche fatta delle nostre radici, di popolo. Perché dover dire va bene tutto, va bene accettare chiunque? No, noi dobbiamo tornare alle radici della bellezza del nostro popolo. Perché regalarlo? Perché buttarlo dalla finestra? Se noi oggi siamo quello che siamo, non come gestione nazionale perché siamo al delirio, ma se siamo quello che siamo, un bel popolo che malgrado tutta questa guerra che ci è stata fatta in casa amica dai nostri stessi politici, malgrado questa guerra, noi comunque ci siamo mantenuti un popolo di persone buone, perché io quando parlo con le persone vedo soltanto tanta sofferenza, ma tantissima bontà, quella bontà che ci fa ancora soffrire in silenzio, ci fa ancora sperare che forse non è come vediamo. No, signori, avete ragione, non è come vediamo, è molto peggio di quello che vediamo. Quindi assolutamente dobbiamo indignarci, dobbiamo riappropriarci di quell'identità forte fatta di nazionalismo, fatto di identità cristiana. Noi proveniamo da questa identità cristiana. Se noi abbiamo vissuto nella pace, nel benessere, nella gioia, nella crescita, per tanti anni abbiamo beneficiato di quelle classi in cui c'era il crocifisso, abbiamo beneficiato di quelle ore di religione dove ci insegnavano veramente l'amore di Dio. Poi magari l'80% l'hanno dimenticato, ma intanto ci siamo nutriti di quelle bellezze che non stiamo permettendo che lo stesso nutrimento venga dato ai nostri figli. E se noi, essendoci nutriti di quelle bellezze, oggi siamo a questa desolazione, possiamo immaginare a quale ulteriore desolazione possono andare incontro i nostri figli se proprio non ci ravvediamo subito. Quindi veramente io ve lo dico con piena consapevolezza di quello che dico, con piena desiderio di coinvolgervi in questa novità di possibilità di reazione. Facciamolo, perché se non lo facciamo adesso non lo potremo più fare e siamo già quasi al limite. Allo scadere del limite massimo del tempo dobbiamo farlo. E se non lo facciamo, il risultato sarà uno solo: distruzione. Se noi vogliamo vedere ancora la vita, se noi vogliamo vedere ancora il futuro, ecco, dobbiamo agire, dobbiamo pensare, dobbiamo capire, dobbiamo fare. Ovviamente pregando per chi crede, per chi non crede, stessa cosa. Dobbiamo pensare, dobbiamo agire. Dobbiamo fare, perché comunque se non c'è la fede, ma c'è solo il laico in noi, la distruzione alla nostra famiglia, alla nostra società, alla nostra vita, alla nostra fisicità, alla fisicità dei nostri figli, avverrà allo stesso modo, con una differenza: se preghiamo e se crediamo, sappiamo che abbiamo già vinto, perché lui ha già vinto, noi la risposta ce l'abbiamo, però non è sul discorso, lui ha già vinto, allora vinceremo, va bene così, ci sediamo sugli allori e aspettiamo. No, lui ha già vinto, ma Maria Medjugorje ci dice sempre: io ho bisogno di voi. Questa vittoria non è una vittoria dove c'è il comandante che va da solo, cioè Dio, col generale Maria che lo segue, no. È fatta anche di soldati, noi siamo i soldati. Perché Maria sta scendendo viva tutti i giorni, dal 1981 a oggi, per richiamarci, per dirci: voi state costruendo un mondo senza Dio, voi state correndo verso il baratro, voi dovete rimettere Dio al centro, voi figli miei dovete amare e dovete pensare, costruire il futuro, siate le mie mani tese. Ecco, questo non ci esula. Il fatto che Dio abbia già vinto non ci esula dall'impegno che noi dobbiamo mettere per la vittoria definitiva. Ora, cosa è successo in Francia in quelle 2 giornate? Che il 44,70% dei bambini della scuola materna sono stati tolti dalle scuole e il 40,19% dalle scuole elementari. Questo perché? Perché il timore maggiore era proprio nei genitori dei bimbi piccoli, perché attraverso loro l'indottrinamento era più forte. Ma ora, siccome all'inizio della diretta vi ho detto
che vi avrei parlato di pedofilia, cosa c'entra l'ideologia di genere con la pedofilia? Ve lo dico subito, devo solo andare a prendere l'articolo che voglio, aspettate un attimo, eh. Ecco qua, voglio un attimino trattare con voi per farvi vedere come è chiaro il passaggio che c'è dall'ideologia di genere alla pedofilia. Ed è molto breve, signori, e quindi è per quello che dobbiamo contrastare e fermare, prima ancora della pedofilia, l'ideologia di genere, perché fermando l'ideologia di genere in automatico non avviene il secondo passaggio. Allora, prima di tutto la pedofilia, questo era sul giornale Tempi di oggi, la pedofilia veniva sdoganata e viene sdoganata attraverso l'esito della liberalizzazione sessuale. Quindi questa liberalizzazione sessuale che abbiamo avuto dagli anni 60 in avanti, è stato un passaggio graduale per portarci oggi a quello che stiamo vivendo. Tant'è che i nostri politici non si sono svegliati una mattina dicendo: oh, cosa faccio oggi? Introduco l'ideologia di genere nelle scuole. No, ci hanno in tutti questi anni preparati con quella famosa finestra di Overton, no? E attraverso i media, attraverso i giornali, le immagini, attraverso la televisione, gradualmente ci hanno abituati alla libertà sessuale, no? Quindi alla trasgressione, al non più per sempre, alla sacralità del matrimonio. Ecco, abbiamo pensato, no, che non sposandoci più in chiesa, abbiamo pensato che facendo sesso in ogni momento con chiunque, tradendo il marito, o addirittura non sposandosi nemmeno più, convivendo, ecco, chissà quale modernità avevamo e quale risultato avevamo ottenuto. Sì, abbiamo ottenuto un risultato, lo schifo attuale. Se invece avessimo mantenuto quella purezza di cuore, quella purezza di animo, quello che Maria ci dice: seguite mio figlio, gli insegnamenti di mio figlio, perché quelli erano gli insegnamenti di Dio, no? Il non peccare, perché una cosa che non ci hanno detto in tutti questi anni è che tutto questo comportamento, no, di libertà sessuale, oltre a essere un danno per la mente, perché ci apre nuovi orizzonti, è proprio un peccato. E il peccato che cos'è per chi crede? È la dannazione dell'anima, perché non solo poi si vivrà male su questa terra, ma chi pecca vivrà male per l'eternità. Quindi, signori miei, non stiamo parlando di questioni di poco conto. Quindi ci viene detto che dopo l'omosessualità, perché sono stati fatti studi su questo, non è che io, Angela Ciconte, questa sera mi siedo qui alla cattedra e vi racconto cose mie, no, sulla base di studi ci viene detto che dopo l'omosessualità viene sdoganata la pedofilia. Ma c'è un sacerdote, Don Fortunato no, Noto, dell'associazione Mater, che proprio ci spiega che proprio la pedofilia è la conseguenza di questa ipersessualizzazione che è avvenuta attraverso questa società moderna. Ed è proprio la conseguenza di una sessualità a scopo privato. Quindi, se si pensa a scopo privato di una propria sessualità che è proiettata solo a un piacere privato, personale, ecco, non si pensa più a quella sessualità invece per come era pensata da Dio, no? Quella sessualità di amore, quell'attesa, quella reciprocità che si completa nell'amore ancora più grande di dare frutto di una nuova vita. Allora, a lungo andare, questa liberalizzazione, libertinaggine della sessualità può appunto arrivare alla pedofilia. E oltretutto questa pedofilia come verrà accettata? Come un qualcosa di consenziente. Quindi il bambino ha diritto ad esprimere la propria sessualità e quindi, avendo questo diritto, sarà lui stesso a definire il suo desiderio di quell'atto. Quindi, diventandone consenziente, cosa capita? La pedofilia perde di drammaticità, secondo loro. E questo già lo abbiamo visto nel 2013, ad esempio, un sessantenne dalla Corte di Cassazione, un sessantenne ha avuto una pena molto breve, molto, come dire, mite,
perché è dichiaratosi innamorato di un undicenne consenziente. Quindi lui era innamorato, l'undicenne era consenziente e quindi la Corte di Cassazione ha ben pensato di dare una pena mite, perché ci stanno appunto portando attraverso questo abbassamento della guardia all'accettazione anche della pedofilia. Anche un altro caso, ad esempio, che citavano era quello a Vicenza, di una condanna ridotta di un macellaio di 34 anni che ha avuto rapporti con un tredicenne. Ecco, quindi questo sarà, come dire, lo spiraglio attraverso cui si introdurrà la pedofilia. Oltretutto si dice: che male c'è? I bambini hanno anche loro una loro sessualità, che male c'è a fargliela utilizzare? Soprattutto, ripeto, se sono consenzienti. Ma consenzienti di che? C'è stato il caso, ci racconta proprio questo sacerdote, di una undicenne che è stata così tanto abusata che alla fine, è vero, non reagiva più, non aveva più la forza, ma quel non reagire non significa essere consenzienti. Quindi c'è proprio l'ipocrisia di quello che attraverso la mala comunicazione ci viene trasmessa attraverso i media, e magari tante persone vengono anche confuse, no? su questa mantra, di questa frase: non c'è nulla di male, non c'è nulla di male. Ecco, ma proprio in virtù di quel non c'è nulla di male, ora io voglio leggervi invece che cosa ha detto l'arcivescovo Gianpaolo Crepaldi, l'arcivescovo di Trieste. Dice: Gesù non ha mai usato la parola dialogo nel Vangelo, tant'è che Gesù, me ne guardo bene, non mi voglio paragonare a lui, ma come io, come lui, ci siamo sempre trovati in mezzo a catastrofi, nel senso, ogni volta che ha parlato Gesù è successa una catastrofe. Ecco, anche qua per me, sulla mia persona, ogni volta che provo a dire ma guardate che forse non è così, catastrofe. Quindi il problema è, povero Gesù, molto più di me ovviamente, no? Il problema attualmente, ma da sempre, perché già dai tempi di Gesù, non era magari portare a galla un problema, non era il problema, ma è aver parlato del problema. Quindi, come dire, oggi giocano ancor più che prima, nascondendosi dietro il dito di dire: ma tu hai detto che quella persona ha rubato la mela, e quindi il problema è aver detto che ha rubato la mela, non è più aver rubato la mela il problema. Ecco, stanno capovolgendo veramente tutto il messaggio. Allora, cosa ci dice l'arcivescovo di Trieste Gianpaolo Crepaldi? Ovviamente bisogna capire che Gesù ci ha insegnato ad amare tutti, ma non amare tutto. Cosa significa? Che noi laici dobbiamo essere formati e dobbiamo avere dei criteri per giudicare la realtà senza lasciarci dettare dai tempi e dalle mode. Scusatemi, prude il naso, ho uno sfernuto in arrivo. Quindi dobbiamo smetterla, non secondo Angela Ciconte, ma secondo proprio un arcivescovo, quindi un arcivescovo di quelli che ci vogliono ancora insegnare nella maniera corretta, senza modernismi, no? Cosa ci dice? Dobbiamo smetterla di pensare che è peccato se i cattolici sono militanti, perché l'alternativa è il fatto che oggi in Parlamento abbiamo proprio cattivi cattolici che non contano, cioè cattolici che non, no, cattivi non l'ha detto, scusatemi, abbiamo in Parlamento cattolici che non contano nulla. Quindi torniamo al punto: noi dobbiamo amare tutti, ma non amare tutto. Quindi noi dobbiamo amare le persone, ma non dobbiamo amare gli errori che quelle persone possono portarci. Sulla base di questo, la pedofilia, o comunque l'ideologia di genere, o comunque l'aborto, o comunque l'eutanasia, o comunque il divorzio, ecco, tutto rientra in questo grande contenitore. Noi dobbiamo amare le persone che sbagliano, perché chi non ha mai sbagliato scagli la prima pietra, noi per primi. Noi abbiamo proprio bisogno, tutti gli uni gli altri, di essere ripresi, di essere richiamati, di fare quello sforzo di superare il nostro errore per cambiare e per portare il bene. Questo è il motivo per cui anche il peccato va riconosciuto, perché comunque facendo lo sforzo di superare noi stessi, di uscire da noi stessi, ecco,
commettiamo un atto buono, evitiamo un peccato, viviamo bene noi, vivono bene le persone che ci sono intorno e possiamo, quando chiuderemo gli occhi, possiamo chiuderli in pace. Ecco, allora però dobbiamo prendere la consapevolezza che dobbiamo dire dei no. Quindi non tutto, non dobbiamo amare tutto, amare tutti, ma non amare tutto. Nel non amare tutto ci sta il fatto di dire no, i nostri no quando è no e i nostri sì quando è sì. E tanto più quando i discorsi sono di una delicatezza tale come l'ideologia di genere, la pedofilia, l'aborto, l'eutanasia, le unioni civili, che prepotentemente stanno entrando nella nostra vita quotidiana senza più che nemmeno ce ne accorgiamo. E quella misericordia melliflua, quella misericordina che ci è stata propinata, no? Come la soluzione a tutti i drammi dell'umanità, no? Del non giudicare, ecco, quella misericordia lì va affiancata alla giustizia. Io non giudico il fratello che fa l'errore, ma giudico l'errore. Io tendo la mano al fratello, io so sicuramente che Dio che conosce i cuori capisce il motivo perché quel fratello sta sbagliando e lo perdona. Se quel fratello fa lo sforzo di non compiere quell'errore, se quel fratello proprio in virtù del fatto che ama Dio, che ha timore di Dio, che ha proprio desiderio di ricongiungersi a Lui. Se quel fratello non si schiavizza a quel peccato che il demonio nella sua menzogna gli fa intendere come bene, ecco, se io amo tutti, non giudicando la persona, ma non amo tutto giudicando l'errore, ecco allora che quella misericordia unita alla giustizia, quella giustizia che è il comandamento di Dio, quella giustizia che è l'insegnamento di Dio, ecco allora che possiamo essere quei politici in politica, come il cardinale ha detto che devono esserci, ma quei politici veri, quei politici che hanno il coraggio di metterci la faccia, quei politici che hanno il coraggio di dire no, questa ideologia non va bene per i nostri figli. Costi quel che costi, costa la poltrona, va bene. Costi il non arrivare alla poltrona, va bene. Ma io la verità devo dirla. Devo dirla perché prima di tutto è la verità di Dio, poi è la verità degli uomini, infine è la mia verità. Allora andiamo avanti, ancora 10 minuti in compagnia. Spero di non avervi annoiati, ma spero soprattutto di avervi fatto capire qual è il mio pensiero. E voglio andare su Matteo 18, questo è il mio spazio, no? Il tempo della luce, alla luce della gosta, ed è all'interno di un movimento politico che non si vergogna, il popolo della famiglia, di mettere Dio al centro del proprio movimento, del proprio pensiero e della struttura del proprio programma. Anche, ripeto, a costo di non arrivare al risultato, perché a noi il risultato serve, cari amici, per entrare in Parlamento e essere quel granellino che andrà a inceppare il meccanismo di questa macchina diabolica. Ma noi di arrivare in Parlamento per assoggettarci alla poltrona di sedia elettrica su cui andremo a sederci, se ci assoggettassimo a queste ideologie assolutamente distruttive, ecco, a noi quel Parlamento lì non interessa, a noi il Parlamento interessa solo per fermare questa macchina infernale. E allora in Matteo 18, per tornare alla pedofilia e per tornare alla purezza dei nostri cuori e dei cuori dei nostri figli, che cosa ci dice? In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno di Dio. Ecco, noi quei bambini, siamo noi che dobbiamo tornare come bambini. Non sono i bambini che devono diventare come noi, addirittura facendo sesso, prima ancora che il loro corpo sia maturo per farlo, ma soprattutto la loro psiche, ma poi anche la loro anima, perché il Signore ci ha detto di unirci nel sacramento del matrimonio, di avere figli nel sacramento del matrimonio, quindi non di essere sporcati e distrutti da una perversione di uomini che vogliono far diventare il bambino adulto, quando Dio ci insegna che siamo noi adulti che dobbiamo tornare come bambini, quindi puri come bambini, quella purezza che noi dobbiamo assolutamente mantenere integra nei nostri figli. Mi chiedo tra l'altro anche di condividere, se volete, di attivare le notifiche. E ancora ci dice un'altra cosa importantissima che non dobbiamo dimenticare e dobbiamo tenere bene a mente in Matteo 18, andate a leggervelo con calma se volete, chi invece scandalizza,
Anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da un asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Meglio per lui veramente tagliarsi quella mano che vorrebbe compiere lo scandalo ed entrare nel regno dei cieli senza mano, piuttosto che compiere un abominio simile. E oltretutto ci dice sempre in questo bellissimo scritto: se il tuo fratello commette una colpa, vai, ammoniscilo. Ecco, il dire questa cosa non va bene, la pedofilia è un abominio, l'ideologia di genere è un abominio, l'aborto è un abominio, il divorzio è un abominio, le unioni civili sono un abominio. Ecco, questo rientra nell'ammonire i nostri fratelli, questo rientra proprio nell'amare tutti, ma non nell'amare tutto. Ecco, se noi riusciamo veramente a fare proprie queste verità, ma non perché le dico io, assolutamente non sarebbero assolutamente verità se le dicessi io, ma proprio perché queste verità le dice chi ci ha creati, chi ci ha pensati, chi ci ama, chi ci vuole salvare, chissà come siamo fatti. Dio ci dà degli insegnamenti che nessun altro può darci, perché nessun uomo sa fino in fondo come è fatto, solo lui che ci ha creato, il nostro creatore, può sapere come siamo fatti, per cosa siamo fatti. E solo lui può darci veramente la linea da seguire. E se noi seguiamo quella linea, cari amici, il primo beneficio siamo noi a godercelo. Perché se noi veramente seguiamo gli insegnamenti di Cristo, se noi veramente seguiamo le leggi di Dio, e quelle leggi di Dio le mettiamo all'interno della politica, all'interno della scuola, perché se noi mettessimo le leggi di Dio all'interno della scuola, mai entrerebbe l'ideologia di genere. La signora Appendino, che ancora non ha avuto il piacere di entrare in una chiesa a Torino da quando è stata eletta, se andasse un po' più in chiesa e meno al Gay Pride, probabilmente guiderebbe meglio la nostra città, invece di darci in pasto a queste stupide ideologie. Ecco, allora sulla virtù di tutto questo io voglio concludere con una bellissima notizia, ed è un esempio per noi tutti. Allora, la Polonia veramente, diciamo, in Europa è rimasto veramente, come Suor Faustina ha detto a San Giovanni Paolo II, no? Che dalla Polonia Suor Faustina ha detto che dalla Polonia sarebbe scaturito quella luce. Ecco, non solo secondo me è scaturita dandoci un santo papa come San Giovanni Paolo II, innamorato di Maria e innamorato anche di Medjugorje, ma ci ha dato veramente un popolo che è ancora cristiano. Veramente la cristianità, secondo me, questo mio pensiero, dell'Europa, si salverà proprio grazie al popolo polacco. Cosa succede? Il 7 ottobre, grazie alla conferenza episcopale polacca, praticamente è indetta su tutte le parrocchie, sui confini di tutta la Polonia, una giornata, l'iniziativa più potente per la pace, quella della preghiera del rosario. Infatti in tutte le chiese verrà alle ore 14, 7 ottobre recitata questa preghiera chiesta da Maria, idealmente creando questo muro di protezione intorno alla Polonia. E poi il 7 e questa come dire, questa bellissima iniziativa, che spero che poi la potremo fare anche in Italia, ma nulla vieta che il 7 ottobre anche noi possiamo farlo insieme a loro, no? Perché il 7 ottobre è una data importante? Perché prima di tutto il 7 ottobre è la festa della Madonna del Rosario, che è stata istituita dopo la vittoria di Lepanto. Poi il 7 ottobre è il primo sabato del mese. Il 7 ottobre è come la Madonna ha chiesto a Fatima, no? Di pregare i primi 5 sabati del mese, proprio per la salvezza del mondo. E oltretutto è il 7 ottobre il 140° anniversario dell'unica apparizione che hanno loro in Polonia. Ecco, e rientriamo anche nel centenario di Fatima e nel centenario della ricomparsa della Polonia sulla cartina d'Europa. Ecco perché il 7 ottobre è veramente una data importantissima. Questo per dire cosa? La preghiera ci salverà, la preghiera ci farà tornare alle nostre radici,
radici cristiane che sono le uniche che terranno l'Europa viva, l'Europa in piedi. E vi voglio ancora, ho ancora un minuto di tempo, invitare, avremo il 29 ottobre a Torino Mario Adinolfi, il 29 ottobre alle ore 14 presso la sala convegni Lia Varesio in Corso Dante 14, Mario Adinolfi presenterà il suo libro O capiamo o moriamo. È importantissimo, se siete di Torino venite, se non siete di Torino e avete amici a Torino, chiamateli, ditegli andate lì ad ascoltare, perché veramente o capiamo o moriamo, o capiamo quello che sta avvenendo nella nostra società, o moriamo perché verremo distrutti. Io veramente vi invito a ascoltare Mario Adinolfi, Gianfranco Amato, ascoltare veramente qualsiasi esponente del popolo della famiglia, è una botta di vita, ragazzi, perché veramente possiamo pensare di farcela uniti e ce la faremo. Vi voglio bene, vi ricordo che adesso, sempre sul Popolo della Famiglia TV, andrà, proseguirà l'amico Danilo Leonardi con la sua rubrica Dentro i Fatti. Vi voglio bene, ci rivediamo mercoledì prossimo alle ore 18. Buona serata a tutti, ciao!